Sì. Allora, i cartoncini li ho presi. Pennarelli colorati? Sì. Macchina fotografica? Sicuramente. La bussola? Un libro? L'orsetto? E... accipigna come pesa! Meglio non esagerare. Allora, l'orsetto può rimanere a casa. E il libro anche. E la bussola? No, la bussola è fondamentale. Perché è fondamentale? Beh, dovresti saperlo ormai, per non perdere l'orientamento. Come dici? Che ormai dovrei essere in grado di orientarmi per arrivare al mio chiosco. Ma certo che so arrivare al mio chiosco, ci vado tutti i giorni. Oh, pigna secca che sono, non ti ho raccontato nulla. Allora, oggi il chiosco rimarrà chiuso, perché nel Fantabosco sono rimasti soltanto il genio Abu Ben Set e Lupo Lucio. Tutti gli altri sono andati a fare una vacanza a Bosco Vicino. E io così ne approfitto per andare a trovare il mio amico Cecco Saltafosso, che vive nella valle in fondo. E per andare da Cecco dovrò andarci in barca, e quindi la bussola è fondamentale. Non voglio certo sbagliare direzione. Anzi no, voglio proprio trovare la direzione giusta. Tu lo sai come facevano i marinai una volta per orientarsi quando non era ancora stata inventata la bussola? Si basavano soprattutto sulla posizione delle stelle, e in particolar modo quella della stella polare, che indica sempre il nord. Beh, facile così, no? Ah, ma ora devo sbrigarmi, se voglio arrivare da Cecco in tempo per la merenda. A proposito di merenda, sarà meglio prendere un bel panino con crema di funghi, una bottiglietta di blumele e una pallina da regalare al mio amico Cecco. Bene, allora... cappellino, mantellina, folletto, folletto, cervello di foglietto portato via dal vento, vuoi stare un po' più attento? Mi stavo dimenticando il nostro cartone di benvenuto, rimediamo subito. Ecco qua. Dove sei? Tonio? Sei qua sotto? Ma dove è finito? Uffa, super uffa e arroci uffa! Io che volevo un buon tirami super! E come faccio a guardare uno di quei cartoni bellissimi? Non si tratta così una principessa! Andrò io a cercare quel folletto in vena di scherzi! Però prima... prendo una pallina di spunta pallini. Così la porto dietro. Mettiamo la monetina. Eccola. Ora posso andare. Accipigna, che desolazione. E non si vede nessuno all'orizzonte. No, qualcosa mi sembra a qualcuno. Ehi, ma sei tu! Ciao a te! Ehi, bravo, sei venuto a tenermi un po' di compagnia! Stavo proprio annoiandomi tutto solo su quest'isola. Però voglio fare una cosa. Ho scritto un bigliettino d'aiuto e ora lo metto qui, dentro la bottiglia dove prima c'era il blumele. Lo metto in acqua. Ecco, e prima o poi sono sicuro che arriverà al Fantabosco. Vai, vai, bottiglietta! Come dici? Che dovrei guardare la stella polare. Ehi, ma accipigna, è pieno giorno, le stelle non si vedono. Però hai ragione, dovrei cominciare a orientarmi. E allora facciamo così, provo a dire subito la filastrocca dell'orientamento. Imparala anche tu, potrebbe essere utile. 7 punti ho avuto in dono per capire dove sono.
Sopra me c'è il cielo vuoto. Io cammino, ma non nuoto. Sotto me c'è il duro suolo. Io cammino, ma non volo. Alla destra la mia mamma, a sinistra il mio papà. Dietro me ciò che ero prima, avanti a me ciò che sarà. Sopra, sotto, un lato, un altro, avanti, indietro, il mondo è mio. Ma dov'è il settimo punto? È nel centro, e sono io. Bene, sto quanto prima. Uffa! In tutto il fantabosco non c'è un porcellino roseo nemmeno a pagarlo. Un bambino croccante da mangiare, no. E anche quei tre saporiti gnometti che sono andati via. E guarda cosa mi tocca fare. Mangiare dei pesci, sì, con tutte quelle lische che ti si ficcano tra i denti. E poi dico io, abboccassero, non abboccano. Mi vedesse la mia povera mamma. Mamma lupa! Tonio! Tonio Cartonio! Dove sei? Ma questa è la voce di Principessa Odessa, sì! Speriamo sia sola! Meglio nascondersi e controllare, sì! Tonio! Tonio Cartonio! Sei qui per caso? Ma insomma, quel folletto è proprio sparito! E chissà dove sono... tutti gli amici del Fantabosco, non c'è nessuno qui. Uffa, super uffa e arci uffa. Io mi sto annoiando a morte qui. Anch'io prima, invece adesso ci divertiremo. Ma quella sembra... vediamo un po', ma che cos'è? Una bottiglietta. Vediamo un po'. Sembra proprio una delle bottiglie di Tonio Cartonio. È una bottiglia di Tonio Cartonio. Speriamo che quel folletto rompiscatole non sia nei paraggi. Vediamo un po'. Sono anche un po' curiosa. Bubenset. Eccolo qui! Sì, in peli e ossa! Cara principessa, hai trovato il tuo genio veramente geniale! E questa? Che cos'è? Una pallina, toh, chissà cosa c'è dentro! Oh, sei qui per caso? Sono principessa Odessa! No, ti prego, fatti vedere. Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Che spavento! Scommetto che sei genio Abu. In effetti, per servirla, signorina, lei è geniale. Sono genio Abu Ben 7, sì. Finalmente, finalmente. Non c'è tempo da perdere, eh? Oh, caro Abu. Senti. Dobbiamo andare via subito. Vabbè, mi presento. Sono la principessa Odessa, figlia di Re Quercia e futura regina di tutto il Fantabosco. Molto onorato. Che bacio peloso. Non pensavo che voi geni deste dei basi così ispidi, eh? E poi immaginavo... molto, molto, molto diversi. E pensavo che aveste, un pochino più di classe, vero? Classe? Classe? No, dico, guarda qua, guarda qua. Matite, matitine, gessi, gessini e poi gomme per cancellare. Io in tasca, altro che classe. C'ho una classe quasi intera io. Non volevo offenderti, Genio Bu. Lo so che voi geni conoscete cose che nessun altro è dato conoscere. Voi avete visto...
paesi e mondi lontani. Le magiche notti orientali. E i giardini profumati di fiori. Gli uccelli colorati di mille, mille colori. E poi, poi conoscete i balli più incantevoli. Beh sì, in effetti non è per vantarmi, ma anch'io conosco l'ABC, il Doremi, il Cocodel Kikiriki. Vengo da lì, torno da qui. Sì, ho visto volare i colibrì, le pizze con il profumo di supplì. E più o meno ballo così. Molto, molto divertente. Però... mi piacerebbe molto che mi parlassi delle vostre arti incredibili di magie. Sì. Perché, per favore, non mi fai vedere una magia, Genio Bu? Dai, ti prego. Vabbè, sì, in effetti, insomma, basta. Basta solo decidere quale, perché ne conosco tanti. Ad esempio, vedi tutti questi uccellini che volano qui? Guarda, adesso ne prendiamo subito uno. Non era un... Adesso sì, guarda, facciamo comparire subito una bella colomba bianca, sì, per colazione. No, volevo dire collezione, Allora, attenzione, pronti? Sì, uno, due, tre, via. Aspetta, sì, deve esserci da qualche parte perché, sì, insomma, mi sembra, ecco, sì, niente, no. Allora, aspetta, ti faccio vedere, sai, perché noi geni siamo così, mangio anche questa carta qua, vedi, la metto in bocca, così, no? Ecco, Bravissimo! Per tutti i segreti dei castelli! Mi ero dimenticata del messaggio in bottiglia! Oh, sì, devi correre subito, perché Tonio è naufragato su un'isola deserta e devi subito andarlo ad aiutare! Ha detto che tu sei l'unico che puoi farcela! Oh, sì, ma perché non avete chiesto... Come si chiama? Sì, a quel lupo, bravo, devo dire, è Lupo Lucio, sì, sì. Perché Lupo Lucio non sa nuotare. E poi è un animale pigro e indolente. E poi perché, al Fantabosco non c'è nessuno in questo momento. Sì, non mi sembrava. Vabbè, comunque non perdiamo tempo, sì. Andiamo subito a salvare Tonio Cartonio. Sì, che ha fatto naufragio su un'isola deserta. Presto! Mi scusi, principessa, mi dà una mano? Sì, così andiamo via prima, ecco, sì. Presto, sì, su, ecco, così, perfetto. E voilà, sì. E adesso andiamo a salvare Tonio, sì, poverino. Vieni, andiamo, su, andiamo, andiamo, no? Per tutte le lampade di Aladino, ma oggi il Fantabosco è un vero mortorio. Non c'è anima viva. E questa che cos'è? Ma guarda qui quanto disordine, carta, fazzoletti, matite, gessetti. Boh, questa poi, se non fosse così ridicola, mi ricorda un tantino il mio vaso. Vabbè, speriamo che almeno Tony abbia lasciato qualcuna delle sue bibite squisite. In effetti, i miei ben 7 frigoriferi sono vuoti. Vabbè, vediamo cosa c'è di buono. E questa cos'è? Vediamo subito. Speriamo... Ma che razza di bibita è questo? Un foglio di tiramisù. Sono naufragato su un'isola deserta, punto. Chiunque trovi il messaggio, cerchi Genio Abu Ben Set. L'unico che può volare a salvarmi, punto. Grazie, punto. Tonio Cartonio, punto. Benedetto folletto.
Non dovrebbe avventurarsi in un viaggio senza consultare un vero esperto. Che poi sarei io. Va bene, allora andiamo subito a salvarlo. Ma... quasi, quasi. Mi vedo prima un bel cartone della televisione. E magari faccio anche un tantino di ordine per quel folletto. Tanto a Tonio non dovrebbe accadere un bel niente, vero? Ricordo il mio vecchio caro amico Robinson Crusoe. Lui sì, ha fatto naufragio per tanti di quegli anni che... forse si è anche divertito. Senza che aspettare che qualcuno venga a salvarmi. Sai cosa potrei fare? Potrei costruire qualche cosa nel frattempo. Potrei far finta di aver pescato un grosso pesce. Anzi no, una piovra dai molti tentacoli. Per fortuna mi porto sempre dietro una pignantata di cose. E vediamo un po' cosa c'è qui nello zainetto. Ah, cartoncino colorato, sì. Fiattini di carta. Nastro biadesivo. Forbici dalla punta arrotondata, la spillatrice e sì, pennarelli. Perfetto. Allora, guardo un po' come si costruisce una piovra. Allora, per prima cosa prendo un piattino di carta e gliene taglio via una fetta, così. Ecco fatto. Bene. Poi, con i pennarelli, disegniamo, allora, gli occhi, ecco qua, bene, e adesso col pennarello rosso disegniamo la bocca. Con quello bianco, ancora qui, dentro l'occhio. Che faccia simpatica la nostra piovra. E ora i tentacoli. Dunque, i tentacoli prendiamo. Per i tentacoli un cartoncino rosso. E tagliamo tante strisce. Così. E così. Poi, col pennarello bianco, disegniamo sulle strisce dei cerchiolini, così. E l'ultimo tentacolo. Bene, e ora dobbiamo arricciare i tentacoli. E quindi arrotoliamo le nostre striscioline. Intorno al dito, così. E ora con la spillatrice li fissiamo. Al piatto. Bene, la nostra piovra è pronta. E cosa ce ne facciamo di questo pezzetto di piatto che abbiamo tagliato? Ah, idea! Un bel manico! Allora, un pezzetto di nastro biadesivo. Lo tagliamo.
lo attacchiamo qui, così, togliamo la pellicola e questo lo attacchiamo qui dietro. Ah, così sarà facile da tenere in mano la nostra piovra. Beh, carina, vero? Beh, qui però non si vede ancora nessuno. No. Cosa facciamo? Sai cosa ti dico? Ci guardiamo un bel cartone. Ho qui nello zainetto la pallina dello sputapallin che volevo regalare al mio amico Cecco Saltafosso. Beh, cosa dici? È un'emergenza questa e quindi ce la guardiamo subito. Eccolo qua. Vale davvero la pena di fermarsi davanti alla televisione prima di compiere il proprio dovere. Andiamo! Gigliabù! 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 Per fortuna ti abbiamo trovato! Tonio ha fatto naufragio su un'isola deserta! Devi andare a salvarlo! Sì, 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 Gigliabù! È una vera gioia averti incontrato! Principessa Odessa, figlia di Re Quercia e futura regina di tutto il Fantabosco! L'animale, sì, sottolineo l'animale qui presente, Lupo Lucio, ha tentato di farsi passare per te, nell'intento di assaggiarmi. Poi per fortuna è stato colto, come si dice, dal rimorso, ecco. Tonio mi ha salvato così tante volte che mi sembrava brutto lasciarlo marcire su un'isola deserta. E poi, detto tra noi, per me la principessina è un po' troppo magretta per i miei gusti. Principessa? È un vero onore poterla incontrare. Ah, da quanto tempo, finalmente una conoscenza degna del mio stato. Vede, io da sempre frequento principi, principesse, visir, marajà, insomma il bel mondo. Anche se conosco questa marmaglia di volgari imitatori. Ma è possibile voler imitare un genio? Con un turbante in testa. Lupo Lucio, accuccia. Allora, cara principessa, mi dica, quali nuove dalla corte? Oh, caro Abu, come si vede che tu hai alta classe. Sì, sarò felice, anzi sarò lieta di ospitarti al più presto a corte. Però adesso bisogna assolutamente correre a salvare Tonio. Sì, subito. Allora, subito, voglio proprio vedere come questo genio dell'alta classe, vero, salva il mio amico folletto, sì. Vedrai come si comporta un vero genio e non un volgare imitatore con turbante. Hocus pocus geniabu, sibi sibi cocuma. Abracadabra e cadi anche tu. Giro giri trottola, adunai masanai, dara shiri shiri shiri, e tu spera che una sera il desiderio magari si avvera. Acci folletto, non sapete quanto ho desiderato io che si avverasse questo desiderio? Ma nessuno è venuto in mio soccorso, begli amici. Vi perdete in chiacchiere invece di correre il mio aiuto. No, evviva Tonio, che sei salvo. Trovo che abbia un ottimo aspetto, eh? Senz'altro. Sì, me la sono cavata. Ho razionato l'acqua, il cibo, ho pescato. A proposito, guardate che bella piovra! È proprio bella! Io ti avrei salvato, eh? Sì, se non avessi chiesto aiuto a questo genio da strapazza. Ah, sì, perché invece questa palla di pelo voleva approfittare della situazione per mettere la principessa in padella. Proprio dentro, sì. A dire il vero, Tonio, noi stavamo proprio per venirti a salvare, ma poi avremmo perso tanto di quel tempo. Anzi, come hai fatto a salvarti da solo? Cioè, all'inizio, quando la mia barca si è rovesciata, ho avuto molta paura. Poi, visto che nessuno veniva a salvarmi... mi sono fatto coraggio. Ho recitato la filastrocca dell'orientamento e ho iniziato ad esplorare l'isola.
E a Cipigna ho trovato un punto in cui l'acqua era bassa e si poteva attraversare a piedi. E così sono arrivato alla valle in fondo, dove il mio amico Cecco Saltafosso mi stava aspettando. A Cipigna quanto ci siamo divertiti! Ah, e ho anche scoperto che potevo ritornare qui nel Fantabosco a piedi. E così eccomi qui. Però, accidenti, ci hai fatto prendere proprio un bello spavento, Geniabu aveva tutto sotto controllo. Ma questo tu sotto controllo, che non si capiva nemmeno quello che hai detto della filastrocca, dai. Ah già, perché invece tu a far strofinare questa botte da orco per imitarmi? Oh beh, però adesso possiamo festeggiare, no, l'avvenimento? Anzi, con una buona bibita squisita, eh? Sì, sì. Dai, sì, Tonio! Sì. Va bene, sono giusto stanco e assetato. Ehi, ciao, torna presto a trovarci. E mi raccomando, se vai a fare una gita, ricordati di studiare bene la cartina, così non ti perderai. Ciao. Belli amici, grazie tanto. Ma guarda, belli amici. Ciao.